giocato il mio primo derby in promozione. Ma partiamo da giovedì. Ciao ragazzi, buonasera. Abbiamo l'ultimo allenamento oggi, prima della partita di sabato, che è il derby contro il Misano. Sarà una bella partita, loro sono primi in classifica, noi abbiamo raggiunto la nostra prima vittoria domenica. Abbiamo giocato contro il Bellariva, erano ultimi in classifica a 0 punti, quindi bisognava vincere. E ovviamente il bomber deve alzare il morale della squadra. Meglio di scontri? Per me è peggio. Voi parlate di campo, avete visto che piedi che abbiamo? Adesso non c'è più niente da dire, devo andare all'allenamento, ci vediamo dopo. Allenamento finito, io sono stanco morto, quindi adesso vado a dormire e ci vediamo direttamente domani al campo. È incredibile, ogni volta che dobbiamo giocare in casa piove sempre un casino. Questa settimana infatti partirà praticamente da sabato, che giochiamo contro il Misano domani. Mercoledì dobbiamo recuperare la partita che non abbiamo giocato domenica scorsa, e la nostra regione hanno rinviato tutte le partite della quarta giornata. In più ancora domenica dobbiamo andare a giocare a Forlimpopoli, anzi no, sabato. Dobbiamo andare a giocare a Forlimpopoli, quindi in questa settimana tre partite. Per ora vado a dormire, non ce la faccio più. A domani. Buongiorno ragazzi, ho già mangiato, ho già fatto tutto e sono pronto per andare alla partita di oggi. Anche dalle nostre facce si capiva subito che eravamo carichi. Buongiorno. Tutto a posto. Ma ora non perdiamo tempo e andiamo alla partita. Ben trovati a tutti dallo stadio Nicoletti di Riccione, dove per l'anticipo della sesta giornata del campionato di promozione Girone D sono scesi in campo i padroni di casa del Riccione e il Misano. Quindi ci aspettiamo un derby ricco di belle giocate, vedremo un po' comunque. Pallone ancora per Gomez e adesso c'è la possibilità di un cross nel mezzo, parte di prima al volo Marcazzini, Riccione in attacco, palla sulla destra per Cremonini, vediamo se va sul sinistro, salta, torna sul destro, mette un tiro cross e poi gran controllo di Alberighi che avanza, Alberighi c'ha un po' di spazio, Alberighi è al limite dell'area, cerca Marcazzini e si supera Barbanti, ancora Misano, il tiro centrale, Gravina va sul destro, cerca Laro, poi lo scarico per Ferreira e tira le stelle, fa la finta di crossare, poi riesce a trovare lo spazio, però troppo lungo il pallone, ma dall'altra parte c'è Del Bianco, si supera Barbanti, c'è un po' di spazio Gomez, Ferreira, poi Gravina allarga verso Del Bianco, mette in mezzo per Traini che non riesce a trovare la porta da buona posizione al 27esimo minuto. E dopo 70 minuti di sofferenza va lungo Barbanti. Ecco la magia del bomber. Trattenuto Guidotti, però si difende molto bene il pallone, dà una gran palla per Cremonini. Questa è l'occasione e c'è il vantaggio del Riccione al 28esimo.
con il pallonetto di Cremonini a sorprendere Bartolini. È 1-0 per il Rizzoni a sorpresa in questo secondo tempo. Eh sì, poi io per esultare ho tirato dritto, sono andato sotto. Non pensavo si fermasse. Poi Gomez Ferreira verso Del Bianco, c'ha un po' di spazio, mette fuori di testa Lepri. Poi dal limite il tiro centrale respinto, la conclusione di Gomez Ferreira respinta con i pugni da Barbanti e poi ancora Barbanti che si supera sulla conclusione di Traini. C'è questa opportunità dalla bandierina per il Misano, basso il corner, la palla che è colpita da Traini sulla fascia destra, si accentra, pallone di Perbelloni, ancora Gomez lanciato, attenzione c'è un po' di spazio, Menini, ancora Barbanti a dire di no sul suo palo e mette in calcio d'angolo al 44esimo. Mentre uscivo dallo stadio per andare al bar a fare l'aperitivo post partita, ho dovuto fare questa domanda fondamentale al bomber Guidotti. Abbiamo vinto la partita, bomber qua ha fatto un assist clamoroso. Io però adesso voglio farvi una domanda e voglio fare una domanda a lui. Roberto Guidotti alla 100 tiri challenge. Che ci ha dovuto pensare un po' sopra. Ci sono. Scrivete qui sotto nei commenti se volete il bomber. Il bomber della terza categoria. Voglio un portiere serio però. Tranquillo, prendiamo quello del Misano. E finalmente sono tornato a casa. Direi che questo sabato può finire qui. Questo video può finire qui. Abbiamo vinto il derby 1-0. Porta inviolata anche oggi. Noi ci vediamo in un prossimo video. Forza Riccione.